Ciao, io sono Felix, sono un music producer. Ho deciso di condividere la mia esperienza realizzando una guida completa su Logic Pro X. Farò una serie di video tutorial con un contorno di home recording. Non che ne manchino, però in italiano non ho trovato granché. I tutorial su Logic sono spesso frammentari, incompleti o solo pillole promozionali di corsi a pagamento. La scommessa invece è proprio quella di fare un corso completo, approfondito e dettagliato, o almeno ci provo, senza altri scopi se non quello di condividere la conoscenza, un modo per ricambiare tutta la ricchezza che io stesso ho attinto dalla rete. Come fanno quelli bravi che hanno studiato, ti do anche un riferimento teorico. La teoria della zona di sviluppo prossimale di Lev Vygotsky, teoria di circa un secolo fa, poi ripresa, sviluppata e aggiornata tenendo conto anche delle nuove tecnologie, fino alle più moderne tecniche di apprendimento cognitivo. Insomma, se sei un maniaco sessuale del sapere, puoi scavare a fondo su Wikipedia per approfondire. Puoi partire dalla scheda Vygotsky o più semplicemente dalla scheda tutorial. Te li scrivo qua sotto in descrizione. Certo, è una bella scommessa, un progetto a lungo termine. Forse per questo tanti tutorial online si sono interrotti, perché ci vuole veramente molto tempo. Nel tempo le cose cambiano, le persone cambiano, magari cambiano lavoro o più semplicemente rincorrono nuove passioni. Così corsi e tutorial partiti con tanto entusiasmo si perdono nel nulla. Quindi non so dirti ora se riuscirò ad arrivare fino in fondo. Se funzionerà lo sapremo solo vivendo. L'idea è quella di farlo senza una strumentazione sofisticata e costosa, senza bisogno di una stanza dedicata con trattamento acustico in cui allestire uno studio di registrazione. Insomma, una versione casereccia con una dotazione di base più o meno alla portata di tutti. Un computer, Logic Pro X ovviamente, una piccola ma discreta scheda audio, una tastiera MIDI, delle cuffie decenti e due microfoni. Il microfono a condensatore è un Neewer 800, eccolo qua, economico, ma di tutto rispetto se consideriamo il rapporto prezzo-prestazioni. L'altro di fatto è lo standard da palco, l'Evergreen dei dinamici, lo Shure SM58. Il computer per forza un Mac, perché Logic gira solo sotto hardware Apple. Non so come si possa comportare in una macchina virtuale per Linux o Windows, magari fatemelo sapere nei commenti. Per tutto il resto c'è Logic, che è dotato di quanto basta per ottenere risultati professionali. Una grande e buona dotazione di Virtual Instrument, gli strumenti musicali software. Tutti gli effetti di cui possiamo aver bisogno, tanti ottimi campioni e una montagna di loop. A tutto questo aggiungerò solo alcune risorse free e gratuite. Logic Pro X è giunto di recente alla versione 10.6. Questo sarà il mio punto di partenza. Inutile dire che sono ben accetti i suggerimenti. Scrivili qua sotto nei commenti. Se vuoi seguirmi, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, così riceverai le notifiche quando ci saranno nuovi video, nuovi episodi di questa storia. Quindi che dire? Direi basta, no? Ti ho annoiato abbastanza. Ora sarebbe proprio il caso di mettersi al lavoro. Vado a registrare il primo episodio.